In questo istante, oggi è il venerdì 18 settembre, chiudiamo la prima settimana di programmazione di Good Morning Milano, questa nuova edizione. Spero vi sia piaciuta, ma anche se non vi piace, noi da lunedì siamo di nuovo qua a raccontarvi Milano, la città metropolitana, ma sappiamo invece che siete ben contenti perché sono tanti, siete in tanti ad averci scritto, a mandarci anche segnalazioni, quindi siamo ben contenti, continuate a farlo, a dirci un po', insomma, come sta andando questa città in questo ritorno alla pseudo normalità. Una cosa che avete visto in questa nuova edizione abbiamo sono degli ospiti fissi durante le nostre giornate. Lunedì abbiamo incontrato Albi Oxa di Milano Integra. Il venerdì è il momento, è quell'attimo che serve per pianificare la settimana a venire e lo si fa ovviamente se si parla di digitale webinar insieme ad Andrea Romoli. Buongiorno Andrea. Ciao, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli spettatori. Buongiorno, allora vabbè, stavo dicendo per chi non ti conosce, ma non c'è nessuno che non ti conosce a Milano, cioè Andrea Romoli è colui che vi dice cosa dovete fare la settimana a seguire, giusto? Esattamente, io ho questa rubrica su Startup Italia che è eventi digitali e webinar da non perdere. Prima del lockdown era gli eventi digitali da non perdere, poi ovviamente con il lockdown è diventato solo esclusivamente i webinar e adesso in questo momento di new normal è diventato gli eventi digitali e i webinar da non Da perdere. non perdere. E allora, Andrea, che cosa non dobbiamo perderci nei prossimi 7 giorni? Nei prossimi 7 giorni, guarda, innanzitutto dobbiamo dire che gli eventi live, quindi gli eventi dal vivo, in persona, tanto per intenderci, sono veramente molto pochi in questo istante, anche perché ovviamente si sta riprendendo un po' tutti gli appuntamenti, stanno riprendendo un po' con calma. Un primo di questi eventi che vi posso segnalare, mi coinvolge direttamente perché appunto è un workshop dal vivo di Lego Serious Play. Lego Serious Play è quella metodologia senza contenuto che permette di risolvere problemi complessi all'interno delle aziende e appunto lunedì facciamo questo workshop alle 9:30 tutta la giornata, che dura tutta la giornata, a Milano presso la Fondazione Brodolini. Un altro evento che mi consiglio, poi sono quasi tutti eventi che ovviamente, come dicevo prima, il 90% in questo momento sono live, sono in streaming o webinar. Un altro di questi è senz'altro il mercoledì 23, riguarda una Partitalia, che è un'azienda che produce smart card e tag, e loro organizzano un webinar che è dedicato alla RFID. Uno dei webinar gratuiti che riguardano appunto l'RFID e in particolare le architetture IoT e appunto ci saranno alcuni esperti che parleranno di come migliorare l'efficienza produttiva nell'industria 4.0. Mi sembra di specificare questo che mi sembra uno dei più interessanti. Il giorno successivo, che è giovedì, alle 18 invece vi segnalo un evento dal vivo, quindi di persona, si svolgerà a Palazzo Giureconsulti di Milano e sarà appunto inizierà con giovedì un ciclo di incontri che si chiamano L'età ibrida. E sono appunto alcuni dei pionieri della contemporaneità che parleranno dei temi dell'innovazione digitale. A guidarlo sarà Paolo Iabichino, che penso tutti conoscano, direttore creativo e fondatore dell'Osservatorio Civic Brands, e Marisandra Lizzi, che è appunto la founder di iPress Live. E con loro appunto ci sarà l'assessore Roberta Cocco, l'assessora della trasformazione digitale, e parleranno appunto di questo nuova età, new normal che si è venuto a generare in questo periodo. Successivamente, sempre giovedì alle 18:45, vi segnalo un evento invece in live streaming che riguarda gli sviluppatori. È la Dev Community Night e sarà dedicata allo sviluppo di applicazioni con Android. Ottimo. E poi direi che in conclusione possiamo dire che venerdì c'è un altro webinar dedicato al machine learning, è organizzato da RPA Italia e anche in questo caso appunto ci sono alcuni esperti, tra cui Luca Porcari che è il founder e presidente di RPA Italia, Gerardo Di Francesco che è un managing partner di White Group che parleranno appunto di machine learning.
Ricordiamo, Andrea, però, che tutto questo noi lo possiamo trovare sul tuo articolo settimanale. In realtà tu adesso hai fatto, diciamo, come facevano le riviste, ti ricordi una volta che usciva Autosprint, l'estate faceva il numero con i due mesi insieme, mi ricordo, no? Non so se lo fa ancora. In questo periodo appunto è un mensile, lo si trova sul sito di Startup Italia, okay. Basta scorrerlo, si vede il mio faccione, si può dire, e la mia foto, per cui c'è scritto appunto gli eventi digitali da non perdere di settembre 2020. Andrea, io ti ringrazio tantissimo, appunto su Startup Italia si può trovare il tuo articolo e quindi approfondire tutto quello che ci hai raccontato, capire anche le modalità, appunto, perché adesso poi bisogna capire come si fa, se è online, se è di persona, come prenotarsi, che tipo di prenotazione c'è, quindi insomma immagino che c'è un motivo ancora in più per andare a leggere il tuo articolo. Noi ci vediamo a questo punto venerdì prossimo. Esattamente, appuntamento venerdì prossimo. Perfetto, allora buon lavoro Andrea, chissà da dove ci colleghiamo venerdì prossimo, perché so che poi tu comunque sei anche uno zingaro digitale, perché sei esatto. In giro, vero? Esatto, sì, se quando è possibile sì. Perfetto, grazie mille grazie. Andrea Romoli, grazie buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Lo sapete, a Milano All News cerchiamo comunque di informarvi, di tenere le informazioni sulla città di Milano. Beh, ieri la nostra Adriana Vecchi è andata a trovare un gruppo di persone che stanno protestando proprio al Parco Nord, ai confini con Bresso, perché lì vanno costruite una delle famose vasche di eliminazione. Un lago fondamentalmente in cui si dovrebbero riversare le acque del Seveso in caso di esondazione. Sembrerebbe sulla carta una cosa intelligente e funzionale, ma c'è chi dice no, e quindi andiamo a vedere il perché. Sono una cittadina di Bresso, sono una delle tante persone che qui a Bresso sta lottando contro la realizzazione di un ecomostro, di una vasca di laminazione che sarà costruita a 30 metri dai balconi del supercondominio di Via Papa Giovanni. La vasca non deve essere fatta perché non serve, questa vasca perché è molto piccola rispetto al contenimento che serve per il fiume Seveso, ma non deve essere fatta nessuna vasca sul territorio perché le vasche sono dei progetti obsoleti. In realtà gli interventi utili per risolvere il problema delle esondazioni dei corsi d'acqua, adesso parliamo del Seveso, ma in generale, sono ben altre. Dobbiamo cercare di rendere il territorio una spugna in grado di assorbire l'acqua in eccesso. Regione Lombardia col progetto delle vasche sta facendo l'esatto contrario, cioè anziché deimpermeabilizzare il territorio, lo sta impermeabilizzando, quindi ha fatto fuori 4 ettari di bosco del Parco Nord, che era oltretutto un'area protetta che improvvisamente non ha protetto più nessuno. Per esempio il Seveso era già stato pensato così moltissimi anni fa, era stato pensato che nei momenti di piena potesse trovare sfogo in canali scolmatori che andavano verso altri corsi d'acqua, per esempio il Ticino. Il punto che è, finché non depuriamo le acque, perché il fiume Seveso è altamente inquinato, giustamente il Ticino non le vuole le acque inquinate del Seveso, quindi potremmo cominciare a depurarle, per esempio, potremmo cominciare a chiudere 1420 scarichi abusivi che sono stati censiti da droni, ma che nessuno si occupa di far chiudere. Ed eccoci di nuovo qui in studio con voi. Avete visto, appunto, quello che poteva sembrare un'idea intelligente, però appunto per i cittadini che stanno poi lì e che vivono il disagio di questi lavori diventa una situazione complicata. Scriveteci se anche voi avete delle situazioni del genere e verremo a raccogliere la vostra voce. Ringrazio tantissimo Adriana Lavecchia che appunto ha passato la mattinata al Parco Nord raccogliendo queste testimonianze. Andiamo avanti, lo sapete, non si vive di sola informazione, ma anche la cultura è importante, nonostante qualcuno anni fa dicesse che di cultura non si vive, noi invece ci crediamo e continuiamo in questo solco. Con noi, come sempre, tutti i giorni, le foche parlanti. Quest'oggi è Francesca dal suo acquario, così lo definiamo, a inebriarci con le sue parole e con la sua poesia. Le foche. La mia vista è offuscata. Guardo il mondo con lenti distorte.
e ciò che vedo mi fa paura. La mia paura è una viscera che teme l'errore, è il panico di essere solo un cieco terrore, uno sguardo spaventato. Ma c'è di più in me di questa miopia feroce, della mia paura di non essere nelle righe. Forse io preferisco fogli bianchi, aperti come il mare, dove potermi disegnare senza limiti di spazio, di colore, senza la gabbia delle rette parallele. Forse in queste righe io non ci voglio stare, perché la mia libertà, per quanto miope, vale più di qualunque gabbia con tutte le diottrie. Grazie Fabio, ciao. Grazie mille a Francesca delle Foche Parlanti e grazie mille a tutte e tre le nostre fochine, che giustamente le chiamo così, loro mi definiscono il loro tricheco, quindi insomma come poterle chiamare diversamente. Io davvero le ringrazio tantissimo e appuntamento a lunedì quando ricominceremo con le loro incursioni poetiche. Siamo arrivati alla seconda parte del nostro programma, è il momento degli ospiti. Oggi parliamo di arte e di moda insieme con chi? Con i nostri ospiti che ci hanno raggiunto, che sono Valentina Cavera. Buongiorno Valentina. E Federico Caloi, buongiorno Federico. Buongiorno a tutti. Federico, curatore, critico d'arte, Valentina, giornalista, critica d'arte anche te, perché appunto stiamo parlando di una mostra che è Arte Moda, quarta edizione, che parte domani, giusto, se non ricordo Esatto. male, che appunto mette insieme questi due mondi, quello dell'arte e quello della moda, che a volte, anzi, guardi, si guardano anche un po' in cagnesco, fanno finta di non conoscersi, voi invece li avete fatti conoscere e li avete messi insieme. Cos'è Arte Moda Quarta Edizione e com'è nato questo maquillage, questo mix? Io ho pensato un cappello Sì. introduttivo per presentare questo grande evento che ci sarà all'Arcadia Art Gallery. Ma possiamo immaginare l'arte e la moda come se fossero due persone che sovente si incontrano per scambiarsi un messaggio. Certamente già dai primi del Novecento con l'Art Nouveau e le avanguardie, la moda e l'arte si influenzano a vicenda. Però passando oltre, se l'arte comunica con le proprie emozioni per rappresentare se stessa, la moda è votata all'immagine, cerca sempre di essere di tendenza. Quindi attraverso questo dialogo, come l'arte cerca di, voglio dire, essere sempre innovativa, di stupire, la moda dovrebbe mirare al contenuto, quindi veramente cercare di renderla più umana in un certo senso, quindi non bisogna essere dominati dalla moda, ma bisogna usarla come mezzo per far trasparire la propria interiorità. Interessante, perché poi invece spesso vedete si parla sempre di fashion victims, no? Di quelle che rimangono invece vittime della moda. Tu invece dici cerchiamo di prendercela e farla a nostra immagine e somiglianza in un certo senso, no? Certo. E come nasce invece la connessione invece con l'arte? Come verrà messa poi in realtà anche all'interno della mostra Questo questo mix. mix, bravissima, questo mix? Ma c'è una varietà di artisti, adesso Federico ci spiega un po', sviluppa un po' l'argomento E sul infatti, tema perché Federico sono delle. tantissimi, gli artisti sono tantissimi, quanti sono? Sì, non sono tantissimi, però sono un buon numero perché siamo intorno a una rassegna collettiva di 25 artisti e Che questa corrono mettere insieme 25 teste non non è è, facile. no, non è, non, non è semplice, soprattutto, E esatto, poi con i sono tempi. tantisti, diciamocelo È anche. vero, è vero, è verissimo. Ecco, io la cosa di cui sono contento è che questa è già la seconda edizione delle quattro edizioni che Arcadia Art Gallery ha fatto che curo, quindi io sono molto contento. Intanto, Fabio, ti porto i ringraziamenti anche da parte di Arcadia Art Gallery. Quarta edizione perché Arcadia Art Gallery, perché è sui Navigli, quindi proprio in Ripa di Porta Ticinese, dietro proprio gli spazi in via Tortora dove si sviluppano tutte le manifestazioni, gli eventi della moda, che tra l'altro quest'anno ritorna con degli eventi virtuali, ma nonostante il lockdown ci saranno delle sfilate e quindi via Tortona fortunatamente si animerà. Dopo essere stati in via Tortona, molti di questi operatori della moda si riversano sui Navigli. Ormai è un appuntamento consueto, quindi sanno che Arcadia Art Gallery realizza questo evento che è Arte Moda.
che è uno degli appuntamenti più importanti del calendario degli eventi di Arcadia Argalli. Quest'anno particolarmente glamour perché, come mi chiedevi, il connubio sta nel fatto che intanto molti di questi artisti si sono espressi con dei temi pittorici, artistici intorno alla moda. Oggi c'è anche una cosa nuovissima, molto bella, intorno all'arte. C'è una grossa contaminazione a parte degli artisti di fare merchandising, di fare magliette, di fare camicie, di fare scarpe, di fare anche degli oggetti che appunto vanno a essere contaminati con la moda e entrano nel mondo della moda. In questo senso, infatti, noi abbiamo quest'anno anche due special guest, che sono l'artista Montorro, che ha fatto una cosa nuova bellissima, perché ha fatto dei décolleté pop. Di solito tutti fanno le sneaker, le si è inventata. Posso vedere, Francesca, le décolleté? L'ho viste prima, erano molto molto interessanti. Sì, è una grande novità. La Montoro con questa novità, che è special guest, e Laura Santucci, che è l'altra special guest, che oltre a essere artista pittorica è anche una fashion designer, è proprio una stilista. Ci sarà una sfilata di moda, ci sarà un balletto, e poi ciliegina sulla torta abbiamo Chef Misha che farà dei piatti dedicati. Vede, perché non è solo arte e moda, è proprio sì, molto più sì, anche sì. Il cibo, per sì. esempio, oggi come oggi è sempre moda, perché come lo presenti è indice di stile, di personalità. Valentina, ma quanto è cambiato il nostro mestiere, ci pensi? Cioè, una volta che ti guardate da Valenzi, guardava il suo bel quadro, adesso invece dovete essere pronti a tutto, cioè una scarpa diventa multitasking, un piatto di uno chef, no? Certo. Sì, sì. Io infatti oggi dico che il critico non critica, perché il critico non critica più, il critico oggi divulga. È diventato, assaggia, infatti non ci dispiacerà domani alle 18.30 essere in questa gradevolissima kermesse. Infatti è la quarta edizione, diciamo, quindi per chi magari è stata un'altra edizione, appunto le novità, l'evoluzione qual è stata? Anche magari un'evoluzione appunto naturale, visto anche la location in cui si trova. Sì, esatto, l'evoluzione naturale è stata questa, che nelle prime edizioni il contesto era semplicemente proprio per la vicinanza fisica dei Navigli a Tortona, e siccome la Fashion Week è un momento in cui Milano vive un particolare fermento, l'idea era quella di creare questo piccolo connubio. Mano a mano che sono andati avanti gli anni c'è stato proprio questo maggior incontro tra l'arte e la moda, gli artisti stessi si stanno esprimendo sui temi della moda. Io invito tutte le persone che saranno curiose di vedere l'esposizione, che poi prosegue naturalmente nei giorni fino al 30 di settembre, a vedere le opere degli artisti, i quali si sono espressi, la maggior parte di loro, proprio sui dei temi che hanno a che fare con la moda. E come dicevi tu prima, Fabio, c'è l'artista che la vede appunto magari in modo molto positivo e vive questa commistione, e c'è l'artista invece che ne fa una velata o esplicita critica dal punto di vista artistico, perché c'è anche quel lato, l'altro lato della medaglia. Esatto. Che tipo di opera, appunto, abbiamo visto ad esempio le scarpe, che altro tipo, cosa che vi ha colpito delle opere che sono state selezionate per questa quarta edizione? Beh, ce ne sono talmente tante, varie, non vorrei escludere nessuno. Comunque c'è chi dà maggiore risalto all'interiorità della persona, quindi anche tutti i gadget o tutti gli abiti che indossa poi il personaggio rappresentato sono veramente un esplicarsi del proprio io. Altri invece hanno puntato sull'arte al 100%, quindi veramente ci sposta l'argomento su mondi lontani, quindi ancora quasi irraggiungibili dalla moda. Ecco. Quindi Valentina, la prima volta che ti trovi dove appunto avere a che fare con la moda, oppure è una cosa che era già successa e ti trovi sempre più spesso? Ma in realtà a livello artistico è la prima volta. Come giornalista sì, avevo già visto vari eventi sulla moda.
Spieghiamo bene allora come avviene, dove avviene, e appunto un vernissaggio, quello di domani, ricco però di appuntamenti. Sì, ricchissimo di appuntamenti, una vera e propria kermesse. Domani alle 18.30 do l'indirizzo, che è Ripa di Porta Ticinese 61, quindi proprio nel cuore vero e proprio dei Navigli. Bisogna accreditarci, perché le norme intorno al Covid fanno sì che bisogna accreditarsi, ma ne vale veramente la pena, perché è un evento veramente frizzante, come ho detto prima, estremamente glamour. 18.30 inizierà questo evento, appunto, con la sfilata di moda, il balletto, la mia presentazione dell'evento e degli artisti. Io amo molto il fatto che sempre di più ci sia questa contaminazione, questa commistione tra arte e moda in generale, anche a livello globale, di moltissimi artisti che non si limitano solo, è un trend, è una tendenza solo di un certo tipo di arte, ma a me piace molto che non si limitano a fare l'artista puro, tout court, ma che cercano di dipanare la propria arte anche in altri ambiti. Io la trovo una cosa... Dicevi, appunto, le due special guest hanno a che fare già con la moda di per sé, sono artiste, esatto, ma che lavorano proprio anche della moda, sono anche appunto artigiani della moda poi anche, esatto, no? Sì, Emanuele Montorro è un nuovissimo progetto quello che sta facendo con queste scarpe che prima abbiamo visto, ripeto, sull'onda di moltissimi artisti internazionali che fanno della propria arte anche un merchandising, ma un merchandising di assoluta classe. Non sono gli unici, io siccome appunto gli altri artisti sono molti, ma troveranno le persone che verranno domani o durante la settimana all'interno della mostra, troveranno che anche altri artisti hanno una commistione e realizzano oggetti d'arte. Laura Santucci, addirittura proprio stilista, con la sua collezione farà una sfilata dove presenta 10 suoi abiti, quindi da questo punto di vista veramente molto completo l'evento di domani e la mostra che prosegue poi fino alla fine. Sì, fino alla fine. Fino alla 30. Ma adesso, allora, prima di salutarci, che poi si va tutti in pausa pranzo, non si sta rimane, nel senso, quando lo copia da pranzo bisogna rimanere. È il minimo. Si vede che ci tengo molto. Prima di salutarci, però, il venerdì abbiamo un'altra incursione molto interessante, che è quella di Carlo Cecco di Cartellomania. Cos'è? Io non vi dico niente, guardatelo. Confondersi le idee, rivolgersi a comunicazione di massa, telefono 00666, che credo dobbiamo intendere come il numero del malone. Allora, vediamo di capirci qualcosa. Chi ci sta confondendo le idee? La comunicazione di massa? Facciamo un esempio pratico. Prima del lockdown, prima della quarantena, ci dicevano che le mascherine non servivano a nulla. Oggi siamo mascherati neanche fossimo in un carnevale perenne. E veniamo a un altro esempio. Il referendum. Ci stanno dicendo le ragioni del sì e le ragioni del no, ognuno presupponendo che ha ragione. Ma se io non riesco a decidere a livello di quartiere, a livello di via addirittura, a livello di 100 metri di via, a livello di zona, che cosa può interessare alle persone il macrocosmo di un referendum così vago e così ugualmente importante? Ma questo filmato ha contribuito a chiarire qualcosa o vi ha confuso le idee ancora di più? Una bella domanda. Non so voi se siete più confusi o meno confusi di prima adesso dopo questa incursione di Carlo Cecco, boh, cercheremo di capire, lo ritroveremo tutti venerdì con il cartello della settimana, cercate Cartellomania su internet o comunque scriveteci se volete avere informazioni, perché Carlo sarà una delle nostre critiche verso la città, speriamo costruttive. Andiamo avanti allora, appunto, prima di salutarci ricordando Arte e Moda quarta edizione dal 19, cioè da domani al 30 settembre, Ripa di Porta Ticinese 61 all'Arcadia Art Gallery. Interessante la location, appunto, l'Arcadia Art Gallery, cosa potete dirmi di questa location? Guarda, una galleria assolutamente interessante, perché è una galleria tutto sommato giovane, perché ha poco meno di 4 anni di vita, tratta principalmente gli artisti emergenti, vuole fare un lavoro importante sugli emergenti, al punto tale che ha istituito adesso un gran premio dell'arte, che non è solo tanto il discorso del premio in denaro, che è corposo, gli artisti, anzi, fa gola agli artisti, anzi magari possono andare a mio nome quando scrivono, per eventualmente iscriversi, lo fanno a mio nome, Federico Caloi, sicuramente verranno agevolati anche dal punto di vista, perché sono dei giurati, ma gli artisti che vinceranno il Gran Premio saranno poi trattati permanentemente dalla galleria, per cui è proprio per cercare di fare in modo che l'arte emerga in tutti i sensi. E allora,
prima di chiudere, appunto, ricordiamo bene, quindi domani dalle 18. Dalle 18.30. 18.30, previa registrazione, come facciamo? Dobbiamo essere sul sito di Arcadia? Sì, sì, di Arcadia Art Gallery. Okay, che è. Adesso lo mettiamo nei commenti. Sì, lo mettiamo, ma. Lo trovano subito Arcadia Art Gallery. Ormai tanto siamo tutti nel web, o Facebook o quello che sia. Non vorrei sbagliare la mail, ma si trova. Sotto questa diretta tutto, sbrigatevi, perché i posti comunque sono quelli che sono, quindi sbrigatevi a prendervi il vostro posto, perché è appunto un vernissaggio di tutto rispetto, no? Sì, sì. Inizierà alle 18.30, finirà, boh, chissà quanto. 21.30, 22. C'è lei di cosa da vedere. Tanti, tanti. E quindi appuntamento appunto per domani, Ripa, di Porta Ticinese 61, Arcadia Art Gallery, per la quarta edizione di Arte e Moda. Grazie mille davvero. Grazie a te Fabio, grazie Milano News, onorati di essere qua. So che molto probabilmente ci rivedremo, perché avete dei progetti anche voi molto molto interessanti, un libro, tu c'è un monologo sulla pazzia, sul genio di Michelangelo. Genio di Michelangelo, quindi sicuramente ci rivedremo, anzi, secondo me so già che Francesca Cutrone, la mia collega di Municipio X, sta già prendendo appunti per invitarvi alla sua trasmissione, quindi vedo l'ora di rivedervi rientrare. Grazie, vi aspettiamo allora tra le atmosfere suggestive del Naviglie. Molto volentieri, domani sui Navigli, Ripa di Porta Ticinese 61, Arcadia Art Gallery, quarta edizione di Arte e Moda. Grazie mille davvero. Grazie a te. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento ritorna lunedì con una nuova puntata, una nuova settimana in compagnia di Good Morning Milano. Io vi ringrazio tantissimo, questa prima settimana è andata benissimo, vi chiedo scusa, sono ancora un po' arrugginito, cercherò di fare allenamento, sapete che sto dicendo una bugia perché non faccio mai allenamento, quindi saranno le dirette a togliere la bugia di dosso. Grazie mille, arrivederci e buon pranzo a tutti.